Oh G, buongiorno. Ragazzi, benvenuti a un altro video. Oggi facciamo un full day of eating, quindi vi mostro tutto quello che ho mangiato, tutto quello che mangerò dalla mattina alla sera. Figo. Sono in una fase di massa in questo momento, ho calcolato le mie calorie e macronutrienti utilizzando il mio calcolatore gratuito che trovate qua linkato sotto in descrizione. Quindi se voi cliccate è chiaramente una stima, ma vi dà un'idea di del vostro introito calorico giornaliero e vi mette anche un surplus del 5-10% in modo da fare una fase di massa magra. Quindi figo, vi consiglio di passare qui sotto, yep, anche se a me dovresti farlo. Sì. Se mi mangio tutto e basta mangiare. Esatto. Fa un dirty bulk. Yeah. Detto questo, avendo calcolato le mie calorie, sono uscito intorno alle 2700-2800 calorie. Quindi voglio farvi vedere come mangio per far rientrare all'interno di queste calorie e all'interno delle proteine, che ho calcolato intorno ai 140-150 grammi di proteine giornaliere. Come sapete seguo la dieta flessibile, quindi mi permetto di mangiare qualsiasi cibo. Ho iniziato anche di recente, durante tutta questa estate, a mangiare in modo intuitivo. Quindi non solo penso a colpire le calorie e le proteine, ma penso a scegliere, a fare delle scelte di cibo più sane e di vedere proprio come reagisce il mio corpo a diverse scelte, giusto? Quindi, prima cosa, ci siamo svegliati un paio di ore fa con questo nuovo appartamento fighissimo, perché non siamo più a Los Angeles, ragazzi. No. Ci abbiamo questo dispenser fighissimo di acqua. Io mi sono svegliato da un paio d'ore e dato che ieri abbiamo fatto un devasto allucinante, come vedete qua, IHOP, non so se conoscete, ma è veramente seconda volta. Seconda volta, quindi stanno qua in America, siamo qua da già una settimana, più o meno, o quattro giorni. Quindi comunque abbiamo mangiato abbastanza tanto e male, quindi oggi mi serve proprio come giornata per rimettermi in forma e tracciare tutto. Quindi iniziamo solamente con dell'acqua, e da due ore mi sono svegliato, ho fatto un po' di lavoro e mi sto bevendo solamente dell'acqua, quindi pospongo il primo passo, lo sapete già, digiuno intermittente. Mi farò anche un caffè fra poco, che ci abbiamo pure la macchinetta, ve lo faccio vedere qua, e abbiamo direttamente il caffè Starbucks. Yeah. Figo. Quindi per le prime 2-3 ore non mangio niente, faccio il digiuno intermittente, sono iperproduttivo, lavoro, chiamo i clienti, chiamo tutti quelli che devo chiamare. E che dire, spero che vi piaccia questo video. La voglia. E ci vediamo al primo passo. Let's do it. I due piatti, questo è per Sammy che ha un po' più di calorie, per me, come vi ho detto, abbiamo dovuto fare ad occhio e anche cucinare tutto con le posate, perché non ci abbiamo delle posate per qualche motivo in questo appartamento, quindi ho dovuto fare ad occhio sia le misurazioni che altro. Due turkey bacons, due fette di pane, due uova intere, e ho fatto ad occhio per i bianchi d'uovo, e mi sono già mangiato una banana, e questo sarà il primo passo della giornata. Macros e calorie li metto sullo schermo in questo momento. Ragazzi, intanto vi volevo far vedere l'outfit del giorno, le nuove scarpe Adidas. Poi questi sono praticamente dei leggings My Protein, sono i seamless leggings che ho pagato con lo sconto Muscola Vita, veramente pochissimo, mi sembra 14 euro, potrebbero essere sold out in questo momento. Pantaloncini corti di My Protein, e questa è la maglietta di quando facevo il PR a Roma. Non so se alcuni di voi romani vi ricordavate quando facevamo le pomeridiane al Piper, le pomeridiane al White, queste cose qua, e quindi noi facevamo parte di What Else, e quindi questa è la maglietta di Rio What Else, quando era venuto a suonare, mi sembra proprio al Piper. Comunque questo è l'abbigliamento di oggi, poi vi faccio fare un tour della casa e vi dico anche dove stiamo, però non voglio spoilerare troppo. E abbiamo una bella vista di Houston Downtown, e poi una bella televisione qua, un bel arredamento con cose diverse, una cucina enorme, che è quello che mi piace un sacco. Quindi posso finalmente farvi vedere tutti i pasti che mangio, anche in modo mezzo figo e con una luce figa. Quindi non è più una cucina universitaria, che se mi seguite da 2-3 anni sapete che sono stato nelle cucine universitarie. Questo è un appartamento vero e proprio, bello figo. Quindi, come detto, digiuno intermittente, ma l'obiettivo di oggi sarà colpire quelle 2700-2800 calorie con tutti i cibi che voglio, di colpire 140-150 grammi di proteine come minimo. Carboidrati e grassi sono variabili, come detto non sto tracciando da tanto, quindi oggi è una giornata per rimettermi in forma, rimettermi in mentalità di tracciare e farvi vedere a voi quello che mangio qua in America. Ragazzi, penso che devo urlare perché sta piovendo.
No, non so se sapete dove stiamo, se riuscite a capire. No, così no. Ancora non ve lo spoileriamo di troppo. Comunque stiamo andando in palestra. Saranno, quanto dice? Vista 35 minuti, io mi faccio un pasto prima di entrare. Mela, un po' più di micronutrienti, 20 grammi di carboidrati, più o meno intorno alle 80-90 calorie. E poi mi faccio anche questa protein bar, una barretta proteica, questa è di Cliff e c'ha 20 grammi di proteine e non so che altro. E sparo questo due, quindi mi faccio un bel pre-workout che speriamo mi dia un pochino di energia. Non so ancora se mi farò proprio pre-workout con caffeina quando arriviamo in palestra, la vedremo lì. Allora, ragazzi, bentornati. Questa sarà la nuova sezione che abbiamo deciso, che si chiamerà Caccia. Qui abbiamo un viaggio di circa mezz'oretta ogni volta per andare in palestra. Saremo qua in macchina, quindi abbiamo pensato di parlare per due minuti di un argomento. Se avete argomenti, lasciateci dei commenti. Noi vogliamo che siano soprattutto argomenti personali, yes. Se proprio fitness, proprio sul personale, quindi che ne so, come avete iniziato ad allenarvi, queste cose qua. Se avete qualsiasi argomento, mettetelo sotto nei commenti. Oggi come argomento abbiamo deciso di parlare di come noi ci siamo conosciuti. Sì. E per quelli che hanno guardato i vlogs due anni fa, sapete, esatto, yeah. La mia versione. Però devi fare long story short perché massimo due, sì, minuti, due minuti, perché siamo già un minuto. Greve, ok. Questa è la mia versione. La mia versione è che ci siamo incontrati il primo anno di liceo, che lui era il figo della situazione perché conosceva tutte le pischelle della mia scuola dove andavo prima. Alle medie stavamo a scuole separate. Sì. Però io conoscevo lui e quindi il primo giorno praticamente io ho fatto tutto il figo. A quello che io dico, lui è quello che è venuto da me. Però lui dice non che non ricordo, è vero. Io non sì, però io mi ricordo che lui è venuto da me e comunque voleva fare subito amicizia e da là poi da quel giorno comunque l'ho odiato per quei primi giorni che si faceva il figo, poi è venuto da me a parlare e stavo tipo ok, è abbastanza simpatico. 9 anni dopo siamo qua. Breve storia. Ci siamo conosciuti il primo anno di liceo per quale motivo? Perché io andavo alle feste della scuola di Simon. Sì, si rimorchiava tutte le pischelle. Quindi Sam era tipo scazzatissimo. Sì, chi è questo figo che si rimorchia tutte quante? Poi il primo giorno di liceo lo becco e stavo tipo guarda sto stronzo. E da lì we hit it off e siamo diventati best bros. Sì, best friends. Sì. Ed è particolare perché siamo, a parte gli scherzi, Sammy è più bianco di me, io sono più figa di Sammy. Quindi, è vero, quello è vero. Questa è la Caccia, mi raccomando scrivete giù nei commenti cosa volete sapere, e qualsiasi cosa personale. O se è un fallimento, se non è valore. Sì. Scrivete giù nei commenti, chiedete quello che vi pare, stavo pensando di parlare un po' pure delle nostre vite personali, relazioni, quindi veramente non avete paura di chiedere, noi rispondiamo. Adesso andiamo in palestra, vi faccio vedere un workout raw e poi ci vediamo col prossimo pasto. Se vi sta piacendo questo video, mi raccomando ragazzi, un like che... Bel like, ci aiuta, prof. Ci aiuta e ci stimola, quindi commenti, like, ci aiutano e ci stimolano. Iscrivetevi al canale. Ciao raga. I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time. And I don't really break too easily, but I'm worth it, cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars, oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me. Just watch me. I got you wrapped around my finger, but don't you try to call me tomorrow. Personal and having a little fun. You'll wait to see if it's worth your while. Oh. So give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me. So give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me. Ragazzi, abbiamo appena finito il nostro primo.
primo workout. Guardate un po' dove. La riconoscete o no? Alla Free Gym, raga, è pazzesco. Quando sono entrato pensavo di essere più emozionato, invece non lo ero, però ci siamo allenati benissimo. Una palestra assurda, 100.000 volte meglio, almeno secondo me, pure secondo Sammy di Gold's Gym. Tutti molto più chill, gente sia grossa che non grossa, ma tutti che si spingono e si divertono. Una figata allucinante. Volevo solo fare questa prima clip dell'allenamento. Sammy, te che hai pensato? Ho pensato sì, molto bella, accogliente. Proprio l'atmosfera è diversa. Col gym erano tutti un po' tirati, tutti che facevano competizione per chi era il più grosso, perché erano tutti dopati ovviamente. Invece qua Sammy senza mezze parole. Invece no, qua l'atmosfera era proprio molto relax, molto carina, tutti nel loro zone, però veramente gente diversa, la palestra è pazzesca. Ti facciamo fare un tour completo nel prossimo video, facendo vedere tutta. Qua per un bel po', eh. Sì, saremo qua per un bel po', dice Sammy. Finito il primo allenamento, push day di forza, quindi petto e tricipiti di forza. Spero vi siano piaciute le riprese, la qualità soprattutto. Fateci sapere qua sotto se avete notato una differenza. E adesso penso che è ora del pasto post workout, Sammy. Let's go, ora di mangiare. Non l'ha messo o no? Ragazzi, siamo da Chick-fil-A, che Sammy ha deciso che voleva un milkshake e io invece volevo qualcosa di healthy, quindi questo è il posto migliore perché fanno dei burger con del grilled chicken, quindi del pollo grigliato o fritto. No, o fritto, però io lo prendo grigliato. Non sapete da quanti anni voglio provare Chick-fil-A, anche perché l'anno scorso siamo venuti, è chiuso di domenica e io mi veniva voglia solo di domenica, quindi andiamo a ordinare, va? Ragazzi, allora, siamo appena tornati a casa, alla fine siamo passati da Chick-fil-A, che è appunto il fast food che volevo sempre provare, avevo sempre visto sui video di Guzman e altri. Finalmente ci siamo riusciti. Ho preso, dato che si praticamente è un posto che fa solamente pollo, o pollo fritto o pollo grigliato, io ho preso pollo grigliato. Quindi fast food, però ho provato a modificarlo in modo sano. Sammy, non so se vuoi far vedere quello che ho preso. Come prima cosa, il chicken burger, quindi è solamente pane e pollo grigliato. Poi ho preso delle patatine medie con una salsa barbecue. Poi una Coca-Cola e mi sono anche preso questi chicken nuggets grigliati. Guarda che figata, praticamente un chicken nugget grigliato. Ho anche già inserito tutto dentro l'applicazione. Questa è la cosa fighissima di questi posti, hanno tutte le calorie e i macro che mostrano. Per ora, per questi tre, sono intorno alle 750-800 calorie, con almeno un 35 grammi di proteine. Poi facciamo tutti i calcoli. Intanto io non vedo l'ora di mangiare, che c'è una fame assurda, e post-workout. Sì, io che Sammy ancora non abbiamo mangiato niente, sono passate un'oretta, direi. Yeah, pure di più. Quindi è ora di mangiare e niente. Questo, mangio questo e abbiamo ancora un bel po' di calorie per la giornata, quindi vi mostro dopo il prossimo pasto. Allora, stiamo facendo l'ultimo pasto della giornata, io ho ancora 1000 calorie da colpire. Shit. Che non colpirò. Finalmente, raccontiamo la storia. Dai. Il food della vita mi è iniziato, dai, facciamo tutto, facciamo i pasti, no, no, no. E poi cosa è successo? Un paio di cose. Abbiamo trovato che non abbiamo nessun tipo di posata. Zero proprio. Non abbiamo né cucchiai, né coltelli, né... Niente, proprio niente. L'unica cosa, abbiamo piatti. Quindi, è l'unica cosa. Prima ho cucinato con la forchetta, non cioè, so se... Come avete visto. Ma forse nemmeno l'avete notato, perché abbiamo provato, sai cosa, lo teniamo segreto. Sì, come no. Quindi questo, poi... Tornando a casa dopo Chick-fil-A, abbiamo detto, sai cosa, poi prepariamo tutto, lavoriamo e prepariamo l'ultimo pasto. Torniamo a casa, stiamo sull'autostrada, è scoppiata la ruota della macchina. stavamo per morire, ragazzi. Ti giuro, sì. Per morire. Vabbè, fatto sta che per 2-3 ore ho dovuto fare il claim, ho dovuto chiamare l'assicurazione, ho dovuto sentirmi con lo stocchio della macchina. Quindi, passato un sacco di tempo, o non facevo full day of eating e lo continuavo domani e facevo finta che fosse perfetto, che probabilmente è quello che fa tanta gente, oppure I keep it real, devo colpirmi il cazzo i macronutrienti, come minimo le proteine, quindi calorie e proteine. Calorie, se sono un attimino più sotto oggi non è un problema, domani le recupero, però non voglio stare sotto le proteine. Avevo visto che avevo colpito intorno ai 120 grammi di proteine, quindi mi faccio la mia seconda cliff bar. Oddio, ti fai due cliff bar, mi dispiace, è andata così, colpisco i macronutrienti. Ok, 20 grammi di proteine qua. Poi sono andato a comprare questi cereali, questi sono i honey buns. Qua dice 3/4 di pacco, 30 grammi, 110 calorie, 2 grammi di grasso,
24 grammi di carbo e 1 grammo di proteine. Quindi ti faccio una ciotola di questi Honey Buns. Buono. Latte. Latte è un'ottima fonte di calcio, un'ottima fonte. Il calcio aiuta con, soprattutto se fate palestra, aiuta un sacco con le ossa e con tutte queste altre cose. E anche il calcio è uno dei, ions, Ca2+. È uno dei ioni, penso si dica così, che aiuta a fare la contrazione muscolare. Ci sta il sodio, il potassio e il calcio. Quindi è importante che ne bevete se lo tollerate bene e ha anche un buon apporto proteico. Quindi questo sarà l'ultimo passo per oggi. 20 grammi di proteine, molto probabilmente tutto questo latte saranno altri 5-10 grammi di proteine. Quindi altri 30 grammi di proteine. Dovrei arrivare ai 140-150 grammi. Prego. Ovviamente lo mangio con la forchetta perché siamo arrivati a questo punto. Questi mazza, mai provati? No? Come funziona? Buoni? No. Non sembrano tanti buoni. Poi è una merda perché non riesco a comprendere manco il latte. Quindi non lo dovrò bere. Quindi devi bere e mangiare. Ragazzi, quindi è andata un po' così oggi. Full day of eating, comunque fatto direi abbastanza bene la parte del Giulietto. Ovviamente abbiamo mangiato un po' di cose, un po' magari non al massimo. Però come hai detto te, dobbiamo far vedere, no, la verità, giusto? Io preferisco far vedere la verità. Mi aspettavo di fare un pasto proteico nuovamente con delle verdure. Avrei magari mangiato del filetto di pesce. L'importante, colpito le proteine, colpito le calorie, yes. I micronutrienti sarebbero un sacco importanti. Oggi è andata così. Lasciateci un like per questo food eating è andato storto. Però ma solo alla fine, dai. Solo alla fine, però veramente oggi è stato veramente impossibile, non abbiamo niente, non possiamo fare la spesa perché ci si è rotta la macchina e non possiamo manco mangiare o cucinare niente perché appunto stiamo andando avanti a una forchetta condivisa tra me e Sammy. Per favore ragazzi, se vi è piaciuto questo video lasciateci un bel like, qualsiasi cosa lasciateci un commento per uno dei prossimi argomenti che volete vedere, qualsiasi cosa ditecelo nei commenti. Come sempre io e Sam vi salutiamo. Ovvio. Grazie di tutto il supporto. Yes. Niente di questo sarebbe possibile senza il vostro supporto e voi che ci motivate e continuate a guardare, a cliccare sui video anche quando i food eating vanno storti. Dai, grazie raga. Tantissimo. Buonanotte. Buonanotte. Anzi, calorie totali e macronutrienti sullo schermo. Metto quelle colpite e l'obiettivo. Domani vado a mangiare tanta frutta, tanta verdura e diciamo mangio meglio. Spero che non sembro troppo cicciotto, sono in fase di massa, quindi se lo sono. Sei bello forte. Guarda che schiena. Una bomba, dai raga, grazie a tutti quelli che stanno ancora qua a guardare. Dai raga, ci becchiamo nel prossimo episodio. Ciao. Yeah, I'm at the top of the globe. I got the torch, we about to burn on the thrones. We need a change, look at the water we live.